benvenuti con l'itinerario di Borghi d'Italia. Siamo giunti a Subiaco in provincia di Roma, culla del monachesimo benedettino. Subiaco si trova a 408 metri sul livello del mare e conta 9.300 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. A voi Subiaco! Subiaco è notoriamente la città di San Benedetto e la città della stampa. La città di San Benedetto perché qui San Benedetto della Norcia ha vissuto per 30 anni e oggi la sua testimonianza è lasciata da due splendidi monasteri, il monastero di Santa Scolastica e il Sacro Speco, che sono delle perle per il turismo internazionale. Città della stampa perché proprio nel monastero di Santa Scolastica del 1465 venne stampato il primo libro a caratteri mobili in Italia. Ma Subiaco è contrassegnata da una storia millenaria. È stata per tanto tempo uno dei centri più importanti dello Stato Pontificio, un feudo importantissimo che il Papa spesso assegnava proprio ai cardinali più influenti della Roma di allora. Rodrigo Borgia è stato abate commendatario di Subiaco, qui nacquero proprio nella rocca di Subiaco, oggi visitabile, i suoi due figli, Cesare e Lucrezia, e poi si sono succedute a lui altre famiglie importanti, Colonna, i Barberini, fino ad arrivare a Giovannangelo Braschi, poi divenuto Papa con il titolo di Pio VI. Giovannangelo Braschi fu un insigne benefattore di Subiaco, edificò tanti monumenti che ancora oggi abbiamo in città. Ma Subiaco, oltre alla storia e alla cultura, è contrassegnata anche da una natura incontaminata e splendida, un'ora da Roma. È inserita all'interno del Parco regionale dei Monti Cimbruini, che è un parco più esteso del Lazio, e le nostre due perle dal punto di vista naturalistico sono il fiume Aniene, dove ci sono tante attività che si possono fare in maniera continuativa, quindi rafting, la pesca sportiva e altre, e poi Monte Livata, meta di turismo invernale. Da due anni si è tornati a sciare sulla montagna di Roma Capitale, quindi c'è un impianto per lo sci alpino, una delle piste di fondo migliori del centro Italia e tante altre attrattive che la rendono un luogo particolarmente adatto agli amanti della natura, del trekking, della ciaspola, dell'arrampicata sportiva. E la cosa positiva è che intorno a questa offerta, a questo mondo, si è creato veramente un movimento di giovani che stanno cominciando a fare impresa con tutte queste peculiarità, mettendole a frutto. E ci sono anche guide pronte ad accogliervi, oltre che ai monasteri, anche alla Rocca Abbaziale, al centro storico, ad altri gioielli della città, quale il ponte medievale di San Francesco, la chiesa di San Francesco e poi tanti altri piccoli gioielli che troverete all'interno della nostra città. Andiamo a conoscere ancora di più i monasteri benedettini di Subiaco. Misere.
Ci troviamo qui al Sacro Speco, che significa la Santa Grotta. Qui nel passato, nei secoli passati, Benedetto, esattamente fra il V e il VI secolo, fece un'esperienza eremitica di 3 anni. Oggi possiamo vedere questo bellissimo santuario, che è un vero e proprio miracolo dell'ingegneria costruttiva medievale, che è stato accostato, incastonato alla parete rocciosa. Dunque Benedetto, che nasce a Norcia, viene qui a Subiaco, rimarrà 3 anni a pregare nella grotta, poi, conoscendo altre comunità religiose, altri pastori, comincerà anche lui a prendere piano piano il possesso, tra parentesi, della zona. Di conseguenza scenderà qui nella valle e costruirà un piccolo monastero che dedicherà a San Silvestro, che oggi è stato cambiato nome e dedicato a Santa Scolastica. Benedetto rimarrà 30 anni in questa valle, costruirà 12 monasteri, l'ultimo, il più conosciuto, più famoso, se possiamo definirlo, insieme a Santa Scolastica, è quello di Monte Cassino. Questa struttura che vediamo oggi è una struttura dunque medievale, è stata abbellita con tantissimi affreschi che vanno partendo dal basso, dal IX secolo, e uscendo dall'alto nel Rinascimento, che sono 1500. Tutti questi affreschi hanno una valenza didattica, sono prevalentemente stati dipinti per i poveri, per i pellegrini che venivano per leggere la Bibbia sui muri, e poi troviamo degli episodi risalenti alla vita di San Benedetto. Benedetto dunque è stato proclamato nel 1964 patrono d'Europa. Ecco, bisogna precisare un attimino che Benedetto nasce nel V secolo. Tutto al più lui avrà fatto forse un 200 chilometri, però dopo la sua morte la regola, come il vento, attraverso Papa Gregorio e i primi grandissimi missionari, arriverà a toccare gli estremi confini dell'Europa, soprattutto il nord Europa. Possiamo citare Agostino di Canterbury, che evangelizzerà l'Inghilterra, e poi Bonifacio, la Frisia, la Danimarca, la Germania, di cui è diventato apostolo. Dunque Paolo VI lo proclamerà a Monte Cassino patrono principale d'Europa. In questo santuario numerosissime persone sono venuti. Ricordiamo il grande poeta Francesco Petrarca, che nel 1340, venendo qui, ci ha scritto anche un poema nel De Vita Solitaria, che ha scritto, ecco, dipingerà tra parentesi questo monastero dandogli un nome come Paradisi Limen, che significa il porto del paradiso. Subito dopo, ma siamo già nel 1400 inoltrato, un papa, Pio II, scendendo dal basso, come farete anche voi oggi, guardandolo, lo ha definito nido di rondine. Tantissimi altri personaggi importanti, però va ricordato soprattutto Francesco d'Assisi. Sono numerosissimi pellegrini incalcolabili che dal XII-XIII secolo sono venuti a pregare qui. Non a caso noterete che c'è una scala santa, che oggi si fa al contrario, ma solitamente entrando dal basso la gente la faceva in ginocchio e poi toccava per devozione la medaglia di San Benedetto, e poi andava a pregare nella grotta. In questa bellissima grotta, che è una piccola parte della grotta, così vedrete anche il posto esatto. La parola speco deriva da speleologo, dunque sono quelle persone che entrano nel cuore della roccia. Dunque Benedetto è rimasto nel cuore di questa montagna per 3 anni, pregando appunto per un discernimento. Dunque le persone che facevano in ginocchio, pensate, per secoli e secoli questa scala, l'hanno santificata. Benedetto, dopo la sua vita eremitica, scende nella valle, dove oggi c'è questo bellissimo monastero, il Protocenobio di Santa Scolastica. Come dicevo all'inizio, Benedetto lo dedica a San Silvestro, e poi nel 1200, costruendo questo bellissimo posto e dedicandolo a San Benedetto, cambiano il nome da Silvestro a Santa Scolastica. Ecco, c'è una nota da dire, che le suore, anche se è una dedica femminile, non ci hanno mai vissuto. Ecco, lì sotto la bellezza è soprattutto architettonica, anche archeologica, perché Subiaco, questo paese che sicuramente conoscete molto bene, deriva dal latino sublaqueum, e c'erano gli antichi acquedotti, i romani facevano le dighe, e la villa di Nerone viene costruita sotto una diga, che è un lago, e allora si chiama appunto Sublaqueum. Veni, ride,
pellegrino che viene qui, ecco, deve cercare prima già di arrivare di svuotarsi interiormente per poi riempirsi di questa grazia che il Signore ha dato a tanti santi, in modo particolare a San Benedetto. L'associazione culturale Le Raiche andiamo a degustare i piatti tradizionali di Subiago in provincia di Roma. Abbiamo allestito questa tavola con prodotti tipici e piatti tipici, ma noi sostanzialmente non ci occupiamo solamente di enogastronomia, diciamo che ci occupiamo un po' di tutto quanto quello che riguarda le tradizioni, quindi dalla gastronomia sì, ma cultura in quanto musica, in quanto letteratura, tutto ciò che spazia e che ci aiuta a mantenere forte l'identità del paese a cui apparteniamo. Comincerei con i primi piatti. Quindi qui abbiamo, si chiama sagna, non lasagna, sagna, è un piatto più povero, acqua e farina. Principalmente si faceva così, con un po' di pomodoro e l'aglio, oppure anche solo con l'aglio. Lì ci sono le classiche pezzole con i fagioli, fagioli che abbiamo subito qui dietro, questo è un prodotto autoctono, e noi lo chiamiamo buccitto, e lì ci sono gli strozzapreti che sostanzialmente sono ancora farina, acqua e uova questa volta, quindi era un piatto un po' più ricco, fatto molto piccante col pomodoro all'arrabbiata. Lì abbiamo una pizza fatta di grandurco con delle verdure. Secondi abbiamo il coniglio fatto alla cacciatora, molto buono, e la trota, che praticamente è la principessa del nostro fumagnene. Qui abbiamo l'afario, che è una cosa eccezionale. Il pane, la ciambella all'anice, poi passiamo a quelli che noi chiamiamo gli stuzzichini, sostanzialmente quasi tutti a base di maiale, quindi salsiccia piccante, salsiccia normale, sott'olio in particolare. Lo facevano anche i nostri nonni, prima si metteva sotto strutto per farla mantenere ancora un po' di più. Guanciale. Le olive. La frittata viene fatta col luppolo, è molto buona perché ha quel gusto un po' amarognolo che è una cosa strepitosa. Passiamo poi a dei prodotti tipici che sono un po' il nostro vanto. Abbiamo il miele, lo abbiamo in due versioni, visto che abbiamo due produttori localmente, quindi abbiamo pensato di chiamarli tutti e due. Quindi abbiamo l'ape operaia e l'apetta. Hanno anche un frantoio e fanno anche quell'olio extravergine di oliva, veramente buono. Poi vabbè, ci sono le versioni di grappa al miele e quant'altro. Prima abbiamo parlato di frittata con luppolo. Abbiamo una birra qui, la birra dell'Aimara, sono dei ragazzi che hanno iniziato l'attività nel 2013 con un luppoleto e quindi hanno messo su questa azienda agricola e quindi poi con il luppolo, una lavorazione che per il momento, speriamo presto, ancora non curano loro, ma il prodotto finale che è eccezionale, quindi birra Aimara. Poi abbiamo i dolci, quello lì è il murzillittu, in dialetto significa piccoli morsi. Veniva dato ai bambini nel momento della dentizione, mordevano questa cosa, ma anche un po' piccante, gli addormentava le gengive, stavano buone e non rompevano l'anima. Il ciambellone, i subiachini, li trovate solamente a Subiago, pasta di mandorle, zucchero, preparazione 2 giorni, andavano in America qualche anno fa, salame del re, questa è la versione originale. Poi abbiamo le tisichelle con l'anice,
I ciambelletti ormai sono un po' dappertutto, insieme ai tozzetti, brutti buoni, sostanzialmente gli stessi ingredienti, ma tutto tritato. Biscotto al latte, io ci faccio colazione ancora adesso, e gli amaretti. I fritti si possono fare in tanti modi, noi amiamo farli così, con filetto di zucchino, che è questo alla mia sinistra, e i pumpui, che significa fiore, quindi il fiore della zucca, fatto con l'alici, con la mozzarella, un po' saporitino, parecchio saporitino, quindi accompagna il bere. Noi abbiamo la rosciola, quando qualcuno si deciderà a imbottigliarla, etichettarla, però abbiamo il vino della vicina File. Abbiamo due produttori, Raimondo, colui che ha salvato questo vino e ha fatto la DOC, è un gran vino, e poi abbiamo il vino del nostro amico Michael Formigoni, che negli ultimi 5 anni è andato 4 volte al massimo premio, alla massima onorificenza dell'AIS, quindi è un gran vino. Adesso vi portiamo a Montelivata, montagna di Subiaco e della capitale. Ci troviamo ad un'ora da Roma circa, nel pieno del Parco dei Monti Sembruini, il più grande parco della regione Lazio, circa 30.000 ettari di territorio. Siamo nella località di Montelivata, nel comune di Subiaco, una località molto conosciuta anche nella capitale, a Roma, perché vi sono i campi da sci e è rinomata soprattutto per questo motivo, ma anche per l'aria salubre e soprattutto per un ambiente veramente incontaminato, incontaminato anche grazie alla tutela che il parco in questi 30 anni e più ha realizzato su questo territorio. Abbiamo montagne che superano i 2000 metri e un paesaggio orograficamente molto molto disegnato. Disegnato da che cosa? Dalle acque. Siamo nel Parco dei Sembruini. Sembruini deriva dal nome latino sub imbribus, che vuol dire sotto le piogge. Quindi l'acqua qui ha una funzione importantissima. Da qui gli antichi romani già la conoscevano, partivano 3 grossi acquedotti romani. Ci sono tantissime piante, molti fiori, mediamente abbiamo 2.500-3.000 visite l'anno da parte delle scolaresche, non solo del luogo ma anche di Roma e di altre regioni. Li facciamo naturalmente da guida con i nostri esperti, li portiamo per i sentieri e volevo sottolineare questo è un parco che ha 450 km di sentieristica, parliamo di sentieri che sono tutti quanti indicati sulle mappe, indicati con le frecce e con la segnaletica CAI. Abbiamo 2 aree faunistiche, una dedicata al cervo e una dedicata al capriolo, che sono visitabili, e i ragazzi li portiamo anche lì. La comunità religiosa di Subiaco si ritrova nella Basilica di Sant'Andrea. La parola al viceparroco. Benvenuti in quello che è il centro della spiritualità della nostra comunità ecclesiale di Subiaco, la chiesa di Sant'Andrea Apostolo, che raccoglie in maniera artistica quella che è stata la storia che su questo territorio si è svolta a partire dalla fine del 1700, quando la chiesa venne eretta per volontà dell'abate commendatario e diventato poi Papa Pio VI, che volle questa chiesa proprio per testimoniare l'opera di rilancio del borgo medievale di Subiaco, che poi diventò, proprio grazie alla sua opera, una cittadina con lo stile neoclassico che questa chiesa, nonostante abbia subito dei cambiamenti e delle migliorie, però in nuce mantiene. Questa chiesa, come dicevo, è il luogo in cui si celebra in maniera eminente quella che è la fede di Subiaco, una fede che si caratterizza per la tradizione benedettina, la festa di San Benedetto è anche molto sentita dalla nostra comunità, ma che trova una sfumatura particolare nella festa dell'Assunzione di Maria in Cielo, per tutta una tradizione che lega il popolo di Subiaco alla chiesa di Santa Maria della Valle, dove è contenuta l'effigie della Vergine Assunta,
Chiesa, in collegamento con un altro dipinto che è importante sia per la tradizione religiosa ma anche artisticamente, perché è una pala che ritrae il Salvatore e che viene attribuita a un discepolo di Raffaello. In questa chiesa sono conservati molte opere del calibro di Reni, di Cavallucci e in modo particolare un'opera di Sebastiano Conca che ritrae l'Immacolata Concezione in un tempietto che è stato poi successivamente dedicato alla Vergine. Opera di Sebastiano Conca che è importante anche perché la tradizione religiosa vuole che avesse mosso gli occhi per 4 volte per raccogliere le preghiere di intercessione che il popolo rivolgeva alla Vergine, soprattutto nei tempi di maggiore difficoltà come erano i conflitti bellici. Questo luogo vuole essere un pochino l'esperienza della nostra fede. È stata una chiesa distrutta nella Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruita con un'attenzione a mantenere la fedeltà alla struttura neoclassica che era stata data all'inizio e poi abbellita con delle decorazioni che risalgono agli anni 50. Continua il nostro itinerario, andiamo a conoscere la bella realtà dell'associazione sportiva Vivere l'Aniene. Le nostre attività tendono a valorizzare quello che è il nostro territorio, ovvero la presenza dell'acqua, quindi del fiume, della montagna e della roccia. Le varie attività che proponiamo noi sono il rafting, la canoa, l'hydrospeed, il SUP, che sono attività prettamente fluviali, quindi si praticano principalmente nel periodo primaverile, estivo, a parte qualche raro caso anche in inverno. Attività come invece l'escursionismo estivo, l'arrampicata sportiva, sia nella nostra palestra di arrampicata, nella nostra parete esterna artificiale, che poi anche nelle falesie naturali presenti qui nel territorio di Subiaco e un pochino in tutta la valle. Escursionismo in montagna, sia estivo che invernale, con l'ausilio delle ciaspole, dei bastoncini o dello sci escursionismo. Facciamo attività di orienteering, l'orientamento nei boschi o nel centro urbano di Subiaco, che è predisposto anche per questo tipo di attività. C'è bisogno di un minimo di prenotazione per avere il tempo di organizzarsi prima, ma siamo sempre qui. Il fiume non scappa, la montagna non scappa, la roccia non scappa, noi siamo sempre qui. Basta chiamare e venirci a trovare. Andiamo a visitare un'altra eccellenza storica di Subiaco, la Rocca Abbaziale. La Rocca di Subiaco vanta una lunga storia, una storia molto antica e millenaria. Il primo nucleo fu costruito intorno al 1070 da Giovanni V da Farfa. Poi la struttura venne ampliata nel corso dei secoli, grazie anche a Rodrigo Borgia che intorno al 1450 costruì la Torre Borgiana. Attualmente nelle sale della Torre Borgiana è visitabile l'appartamento Colonna, composto da 3 sale. Oggigiorno De Borgia non rimane più nulla, c'è solo l'atto di nascita che sancisce la nascita di Lucrezia Borgia il 18 aprile del 1480 qui a Subiaco. La struttura fu trasformata in palazzo di rappresentanza nel 1789 grazie a Pio VI Giovannangelo Braschi, al tempo abate commendatario di Subiaco. Nel secondo piano è visitabile l'appartamento di Giovannangelo Braschi. Lui affida i lavori di ristrutturazione esterna a Piero Camporese, mentre quelli interni a Liborio Coccetti, uno dei maggiori interpreti della cultura rococò in Italia. L'appartamento è composto da 8 sale, 3 rappresentano i paesi che al tempo facevano parte della commenda, quindi ritroviamo tutti paesi limitrofi che in realtà oggigiorno possiamo ancora ammirare.
potete consultare il sito web www.roccadisubiaco.it. Vi aspettiamo! Ieri facciamo una festa a fine agosto, a Dosesona, si canta, si balla, si mangia, si beve e soprattutto si parla su Biacciano. Venitene a trovare! Subiaco vi aspetta con i suoi variegati itinerari. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Subiaco in provincia di Roma e viva San Benedetto! Ciao!